Bentornati fratelli di Tuberanza e anche io su Rainbow Six, con l'unica differenza che giocherò con il Raiju, nonché Pad Pro. Ragazzi, queste due levette mi saranno di fondamentale aiuto. Intanto faccio partire la partita classificata e voglio ringraziare tutti coloro che hanno appena cliccato il pollicione all'insù. Grazie mille agenti, adesso aspettate lì e godetevi la partita. Come avrete visto, non ho moltissimi operatori. Questo perché sto cercando di accumulare ed arrivare a 25.000 crediti, giusto per acquistare qualche operatore bello tosto. Se poi avete dei consigli, qui sotto nei commenti scrivetemi gli operatori e la classe più forte secondo voi, ok? Bene, aspettiamo. Dobbiamo proteggere il contenitore. Vi metto le armature, gente. Appena avete fatto, le prendete. Ok, ve le segnalo e vado a mettere le barriere. Attenzione, non deve arrivare nessun drone. Rinforziamo qua e via. Mancano 15 secondi. Un'altra. Ah no, la sta mettendo lui dall'altra parte. Vabbè. Ancora 10 secondi. Nuovo pit video operativo. Qua è stato messo. Qua è stato messo pure. Posizione contenitore di biorischio ignota. Posizione ignota, non sono riusciti a trovarla. Perfetto. Solo che dobbiamo fare attenzione, ragazzi, perché stanno per arrivare, eh. Pronti ad accogliere. Abbiamo pochi secondi. Caveira è andato a segno, a quanto pare, eh. Aspettate, aspettate, vado di qua. Tanto tra poco mi arriverà un colpo in testa di quelli pazzeschi proprio. Un operatore alleato rimasto. Fa bene questo qui a temporeggiare, perché loro devono prendere il... devono prendere l'ostaggio. Attento zio, attento. Stanno venendo, eh. Eccolo. Eccolo. Eccola. Nel paraspara. Difensori eliminati. Missione. Non se l'aspettava nemmeno lui. Guardate che roba. Attaccheremo noi. Io, ragazzi, vado con il buon vecchio Fuse AK-12 con un po' di potenziamenti. Ripeto, se avete dei consigli su come migliorare le classi, eccetera, eccetera, non vi risparmiate, ragazzi, andate sotto nei commenti e ditemi tutto. Io sono un novellino su sto gioco, è da 5 livelli che faccio le competitive, che sono completamente diverse dalle libere, ammettiamolo. Quindi ci devo ancora un po' prendere la mano. È anche vero che il joystick un po' mi aiuta, ma comunque bisogna conoscere le mappe, c'è poco da fare. E io al momento non è che le conosca poi benissimo. L'ho colpito, eh? Ci è mancato poco. Preso. Non glielo fate rianimare, raga. Porca miseria, raga. Questi ci vogliono spawnkillare. Copritemi, ricarico. Porca vacca. Devo scappare, raga, devo scappare. No, Robby. Si è fatto fregà, zio. Vai, proviamo in quest'altra finestra. Vai. Un pesciolino è morto. Proviamo un po' se c'è qualche altro pesciolino. Non mi sembra. Porca miseria. Atterrata. L'attacca
attaccante è stato eliminato. Me la so proprio cercata. Questo mi è venuto da fuori, mi è venuto a prendere. Eh sì. Mazza, questi come hanno giocato proprio alla cazzo di cane, letteralmente, regà. Beh, complimenti. Più di così non potevo assolutamente fare. Fatto sta che Caveira l'avevo atterrata, quindi avevo fatto del mio. Anche un altro avevo buttato a terra, poi non so se è stato rianimato. Posizionamento tappeto. Uelli. Li ho visti. Li ho visti, stanno giù. Vabbè. Ricarico, copritemi. 4-4. Bene. Bene così. 4 contro 2, dai. Questa botola, raga, la lasciamo intatta. Qui c'è Robby che sta controllando forse qualcosa. Ho sentito rompere da qualche parte. Bravi, 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 ragazzi. Bravissimi. Yes. No, non ci voglio credere che l'ha ucciso in quel modo. Com'è possibile? Non lo vedeva. Sembra che il rumore venga da sopra. Eccoli. Il contenitore di rischio è stato individuato. Caveira. Abbiamo anche loro. Ah! Mi stavo posizionando sul banchetto. Esatto, volevo fare quello che sta facendo Robby. L'ho preso? Devo entrare, raga. Devo entrare a ripararmi un attimo. No, non posso. Non posso rischiare, o forse sì. Vado e ci provo. 3 contro 4. Raga. Proviamo qua. Ti lascio lì, zia. Un operatore alleato rimasto. 30 secondi. 30 secondi, regà. Non ne potiamo fare comunque. Questa partita è andata abbastanza male. Mi sa tanto. Match point per i nostri avversari. Di nuovo Rook. Tanto a quanto pare loro nei round precedenti non l'hanno preso Fuse. Vediamo un po'. Jagger, Caveira, Valkyrie, Frost e Rook. Anche se io un Doc forse l'avrei messo. Vabbè. Guarda là. E già il primo dei nostri è morto. Bravo Wesker. Ci stanno ammazzando tutti, regà. Tutti. Ok. Capuzzona ladra. Zio. Vabbè, zio. Io quello non lo so che sta aspettando. Zio, via qua. Ma per que... Vabbè. Del contenitore. Intervenite. L'altro che sta facendo? Mi fai saltare, mi fai vedere questo che sta facendo? Pensate al nemico. Si è fatto sparare un fumogeno in bocca questo. Il nemico sta difendendo il contenitore di biorischio. Impedite al nemico. Sì, ciao, morto. No, non è ancora morto, attenzione. Bravo, uno contro uno, zi. Dai,
A destra, te lo sento a destra. Sventate ulteriori attacchi. Il nemico sta prendendo il contenitore. C'è uno contro uno, questo va a perdere tempo per piazzare la barriera. E io lo sapevo che ce l'aveva a destra, l'ho sentito io dalle cuffie. È possibile che lui non l'ha sentito? In team con me c'era House, Wesker e Robby. Questo, regà, io non lo proprio conosco. Per niente proprio. Vabbè. Io la mia bella partitella penso di essermela fatta. Certo, regà, ve l'ho già detto, non sono un fenomeno e forse non avrò il tempo di diventarlo perché stanno per uscire gioconi di un calibro esagerato. Se questi video, come quello che avete appena visto, vi piacciono, io sono contento di riproporveli un'altra volta. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Per oggi è veramente tutto, io vi do l'appuntamento con il prossimo video, sempre solo qui, su Tuberanza. Ciao!